Tra di voi donne. E allora continuiamo il nostro cammino che ci ha costretti, ci ha provocati a confrontarci con la duplice domanda che Gesù pone ai suoi discepoli. La prima: chi dice la gente che io sia? E poi: e voi chi dite che io sia? Per adesso stiamo ascoltando che cosa la gente dice, e quindi vari autori con i quali ci stiamo confrontando. Infatti le domande di Gesù sono rivolte sempre ai discepoli, ma per sapere che cosa la gente dice che gli sia, e poi ovviamente ai discepoli. Sia l'uno che l'altro, sia per l'uno che per l'altro, troviamo la risposta o le possibili risposte nella letteratura. Quale cittadinanza ha la letteratura nella teologia, nella riflessione credente? Ha la sua cittadinanza riconosciuta da un documento che conceva di Carlo II, guardate Spes, dove al numero 62 dice che anche la letteratura a modo suo è di grande importanza per la vita della Chiesa. Perché? Perché anch'essa, le arti, la letteratura, cercano di esprimere la natura propria dell'uomo, e quindi i suoi problemi, la sua esperienza, lo sforzo di conoscere e perfezionare se stesso e il mondo, cercano di scoprire la sua situazione, la storia, l'universo, cercano di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni, le sue capacità, e di prospettare una sua migliore condizione. Questo un po' è il compito dell'arte e della letteratura, e noi sappiamo come l'arte, come anche la filosofia, ha sempre preceduto la scienza. Prima c'è l'arte, poi c'è la filosofia, poi c'è la scienza. Così le arti possono elevare, innalzare la vita umana, che esprimono in molteplici forme secondo i tempi e i luoghi. E ora vediamo i nostri autori, che ormai già li stiamo conoscendo abbondantemente, questi sono i loro volti, e di ognuno di essi, di loro, abbiamo letto un libro piccolo, facilmente reperibile, magari non alle paoline, si capisce anche perché, ma rimangono libri interessanti, e questi libri sono, almeno alcune delle copertine convenzionali sono queste, naturalmente cambiando l'edizione cambia spesso la copertina. Quello che a noi interessa per poter leggere questi libri è trovare la giusta chiave. E il problema della chiave è veramente un problema serio, perché pregiudica o favorisce la comprensione, quantomeno di ciò che intendeva l'autore nel proporre quello scritto. Abbiamo chiesto la chiave a persone esperte che ci possono aiutare in questo cammino. Abbiamo chiesto la chiave ad Abramo e a Ulisse, l'abbiamo chiesta anche a Pirandello e a Benedetto XVI. Perché ad Abramo e a Ulisse? Perché sia l'uno che l'altro hanno affrontato la loro esistenza un viaggio che è stato appunto un viaggio che ha coinvolto la loro esistenza. Però c'è una differenza nel procedere dell'uno e dell'altro, in quanto Abramo obbedisce a un comando: esci, vattene dal tuo paese. Quindi è un viaggio che fa confidando nell'autorità che gli comanda qualcosa, mentre invece Ulisse ha un comando che scaturisce da se stesso, dal suo essere uomo, dalla volontà di capire, conoscere, perché appunto non è un essere bruto, è un uomo intelligente, e ha coinvolto anche dei marinai invecchiati, stanchi, in questa inesausta avventura oltre le colonne di Ercole. Quindi nel primo caso Abramo obbedisce a un principio di autorità, e molte volte può essere pure facile, perché deresponsabilizza fortemente chi magari obbedisce, e invece Ulisse si muove adoce un principio di ragione. Noi, dato che abbiamo a che fare con autori non credenti, dobbiamo accostarci a questi testi nella consapevolezza che si tratta di uomini che liberi
da qualsiasi giustificazione, da qualsiasi motivazione credente, si accostano in questo caso a un personaggio a noi caro e centrale, lo sapete, Gesù Cristo, da prospettive in forza del loro profondo sentire, inquietudine, angosce, speranze, proiezioni, tutto quello che volete. L'altra chiave è chiesta a Pirandello e a Pietro XVI. Perché a questi due autori? Pirandello ci ricorda una cosa semplicissima: qui non siamo in una lezione di letteratura straniera, contemporanea. A noi non interessa lo scrittore chi è, a noi interessa il fatto che sia stato strumento della creazione di un testo che ora vogliamo leggere. La creatura, il testo, non muore più, e per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Se va oggi si faceva letteratura portoghese contemporanea, e allora magari bisognava fare un piccolo testo, le matrici, gli influssi, le scuole. Noi non facciamo questo, come l'hanno fatto con i greci, con i russi, con gli inglesi, con nessuno. Noi leggiamo il testo, lo apriamo e lo leggiamo dalla prima all'ultima pagina, normalmente tentando di ascoltare l'autore. Naturalmente si tratta di testi che hanno per oggetto la figura del carico di Gesù Cristo, e questo dovrebbe suscitare delle legittime difficoltà, anche degli imbarazzi, ma in questo ci viene in aiuto Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth, che concluderà il nostro cammino, e dice tranquillamente, lo dice: chi legge di seguito un certo numero di queste ricostruzioni della vita di Gesù, è quello che stiamo facendo, può subito constatare che esse sono molto più fotografie degli autori e dei loro ideali che non una messa a fuoco della sua figura. Se noi vogliamo conoscere chi è Gesù di Nazareth nella Chiesa Cattolica, accanto ci sono le aule catechistiche e tutto quello che è. Ma siccome noi vogliamo conoscere che cosa Casanzanis, Lorenz, in questo caso Saramago, hanno detto, che cosa hanno proiettato dei loro bisogni, delle loro speranze in Gesù di Nazareth, questo noi vogliamo conoscere. Per questo è sufficiente quello che stiamo facendo. Il nostro calendario che stiamo seguendo fedelmente, perché noi siamo puntuali in tutto, è scandito da queste date e da questi autori e da questi libri, e siamo giunti finalmente il 9 aprile a confrontarci con Saramago, e il libro che leggeremo insieme è il Vangelo secondo Gesù Cristo, che in commercio non è di difficile reperibilità. Questa è la locandina che ci invita, questa è una delle copertine del libro, perché abbiamo due altre a seguito appunto delle diverse edizioni del libro, e questo è l'autore Saramago. Era nato nel 22 ed è morto nel 2010, era premio Nobel per la letteratura nel 1998. Ogni volta che viene assegnato un premio Nobel per la letteratura, soprattutto le polemiche, perché a questo sì, a quell'altro no, c'era questo qua, questo era cattolico, questo era russo, questo era inglese, francese, ci sono sempre queste polemiche. Anche per lui ci sono state queste polemiche, perché a lui il premio no. È una lettura particolare. Il primo libro che ho letto di lui è stato Cecità, che mi ha colpito profondamente. Io camminavo nel convento dei corridoi, già per sicuri, e camminavo chiudendo gli occhi proprio per sentire il senso della cecità, proprio trasmessa da questo libro. Ma la cosa interessante della scrittura di Saramago è che supera, scavalca, travalica le regole della grammatica convenzionale, punti, virgole, sì, non c'è niente, interrogativi, due punti. È una lettura, io capisco che c'è l'impeto di una forza che esprime poi una scrittura strozzata, proprio per la voglia di voler dire di più di quanto riesca la grammatica a reggere con le sue regole e con la sua staticità, che per lui è la virgola è un colpo di freno, rallenta, aspetta, poi c'è la pausa, poi invece lui proprio è fuori, lo guida così,
senza regole, senza autovelox, non tiene conto di niente. Ed è difficile seguirlo, è difficile veramente, richiede un piccolo sforzo. La copertina del libro, il Vangelo secondo Gesù, nel 91 la copertina originale e poi nel 98 una delle, quella della edizione in lingua italiana, 7 anni dopo, diciamo una delle copertine con le quali è conosciuto. Il libro è semplice una struttura in quanto è costituito da 24 capitoli e per ben 12 capitoli il protagonista è Giuseppe, il papà di Gesù, e l'altro, uno dei papà di Gesù, e l'altro invece è Gesù. Quindi esattamente il Giuseppe, il padre, occupa metà del libro. Nei Vangeli assolutamente niente. Ma la cosa interessante è che tra il padre e il figlio entrambi moriranno a 33 anni ed entrambi crocifissi. È una costruzione particolare, particolarissima, ma questo è niente. Iniziamo però velocemente a tratteggiare la vicenda e le parti più salienti di questa vicenda. Il centro del nucleo principale da cui scaturisce tutta la storia è il rimorso di Giuseppe. Giuseppe si è trovato a dover scegliere, stava lavorando, la moglie che aveva appena partorito non aveva trovato posto a Betlemme e aveva avuto rifugio in una grotta lì vicino, e mentre stava facendo dei lavori sente i soldati che stanno organizzandosi per la strage degli innocenti, e lui sente, capisce e scappa, e mentre scappa però è rimorso. Cosa faccio? Torno indietro e avviso Gerusalemme di questa minaccia e nel frattempo corro il rischio di non poter salvare mio figlio, oppure salvo mio figlio e però abbandono i 42 bambini di Betlemme allo sterminio? E in questa indecisione poi decide per il figlio. Però questo sarà poi causa di un atroce rimorso. Giuseppe quasi non dorme. Tu, falegname, dove stai andando? E il poveretto non vuole rispondere, resiste, sono i sogni che cominciano ad abitare le sue veglie. Non vuole rispondere, resiste con le poche forze che gli rimangono, ma il sogno è più forte. Con mani di ferro gli apre la bocca e lui, ormai singhiozzante sull'orlo del risveglio, deve dare quella terribile risposta: vada a Betlemme a uccidere mio figlio. Perché? Cosa succede? Succede che lui nel sogno ricorrente, una volta si sente il padre che ha salvato il figlio, l'altra volta si sente responsabile della morte degli altri bambini. E quindi a volte indossa le vesti del padre che per salvare il figlio fa morire gli altri, a volte le vesti del soldato che non soltanto è andato a uccidere gli altri, ma addirittura anche a cercare il suo figlio che lui soltanto sa dove è nascosto per ucciderlo. Quindi l'incubo di un padre che è costretto nel sogno a uccidere il figlio. E quindi suo padre vive con questo dramma, con questo incubo che abita le sue notti. Era Dio stesso a spingere e stimolare Giuseppe, facendone un suo strumento per cancellare, per compensazione numerica, i rimorsi che provava da quando aveva consentito o voluto, senza prendersi la briga di pensare alle conseguenze, l'uccisione di innocenti di Betlemme. E qua il destino del padre putativo, naturale, Giuseppe, e il rimorso del padre celeste che ha permesso e non ha fatto niente per impedire la strage di innocenti si intrecciano. Quindi c'è un rimorso che accomuna Dio, che non ha fatto niente per salvare quegli innocenti, e Giuseppe che per salvare suo figlio ha permesso la morte dei 42 bambini. Quindi c'è un rimorso che accomuna i due, tra virgolette, padri di Gesù. Il rimorso di Dio e quello di Giuseppe erano un rimorso solo.
E se ai vecchi tempi si diceva Dio non dorme, ora siamo in condizione di saperne il motivo, l'incubo. Dio non dorme perché ha commesso una mancanza imperdonabile persino a un uomo. Quindi sia Dio che l'uomo sono stati incapaci di evitare la morte di questi innocenti e quindi convivono con questo rimorso che li tiene desti l'uno e l'altro, Dio e il povero Giuseppe. Poi cosa succede? Succede che nel frattempo nella Palestina c'è i vari tentativi di liberazione da Roma, le varie rivolte, il vicino di casa di Giuseppe si lascia coinvolgere in questi movimenti di zeloti e decide di andare a combattere contro Roma. Cosa succede? Succede che questi zeloti vengono sconfitti in una battaglia, alcuni scappano, alcuni vengono catturati, uccisi, crocifissi, così. Uno di questi che è scappato, sanguinante, è arrivato fino da Giuseppe, gli racconta come è andata a finire la battaglia, gli chiede Giuseppe, ma il mio amico, il mio vicino, che cosa gli è successo? Lasciami stare, lo potevo salvare, lui doveva scappare, lui doveva scappare, poi l'hanno ferito, l'ho lasciato lì che era agonizzante. Come? L'hai lasciato lì ferito, agonizzante, non l'hai aiutato. Cioè perché l'hai lasciato andare in battaglia? E quindi questo rimorso di nuovo che ritorna in Giuseppe, che era già per la morte del figlio, ora c'è pure il rimorso di aver impedito che il suo amico fosse, evitasse di andare in Israele, e allora decide di andare a cercarlo. E andiamo a vedere, vediamo come finisce. Da Nazareth alcuni uomini andarono a unirsi ai quelli pieni di Giuda e Galileo. Abbandonando il mio vicino, hai mancato, gli dice Giuseppe a quel reduce, a quel fuggiasco sopravvissuto. Perché non vai a prenderlo tu allora? Giuseppe, per dare pace almeno a un rimorso, che già ne aveva uno con il quale conviveva, decise andrò a salvare, a recuperare questo mio vicino. Naturalmente parte, svolta l'asino e dice il testo, e camminava, da un lato voleva correre, quindi mettersi sull'asino e correre, però diceva no, perché se arrivo con l'asino stanco, perché ha portato me, quando devo portare il ferito andremo più lentamente e quindi i romani ci raggiungeranno. E quindi sempre questi dubbi qua. Arriva, finalmente lo trova ed è una specie di casermone che era l'ospedale, ha buttato, finalmente lo trova e cerca di trascinarselo, di portarselo, ma questo è gravemente ferito e poi muore poverino, non può fargli niente, esce e lo trova anche l'asino, gli ha rubato pure l'asino, e allora poverino cerca di scappare, ma lo attaccano i romani perché pensano che sia uno degli zeloti. E questo poverino sarà condannato ingiustamente, quindi la cattura e la morte di Giuseppe. Tutto questo in 12 capitoli, io lo sto raccontando in poche battute. Quando si accingeva a fare ritorno a Nazareth, lo presero i soldati romani che erano circondati da Sepolis, la località dove lui appunto viene catturato. E naturalmente lì lo interno, lui dimostra di non essere uno degli zeloti. Gli stessi zeloti non lo vogliono fra di loro, dice, ma qua non è dei nostri, li lasciatelo libero. I romani, un po' per fretta, un po' per decisione, così poi ne faranno una vittima. E i chiodi furono piantati. Giuseppe urlò e continuò a gridare: oh mio Dio, è questo l'uomo che hai creato? Lode a te, giacché non è lecito maledirti. Il povero Giuseppe, vittima ingiusta di un equivoco, non inveisce contro Dio. Lasciandosi inchiodare, sa che si libererà dal rimorso di non aver impedito al suo vicino di andare in guerra e soprattutto del rimorso che si portava dentro per non aver salvato quei bambini. E quindi riconosce che c'è una certa giustizia nel suo morire in croce. Quanti ne aveva? 33 anni. Quindi vedete allora il disegno freudiano come si completa. Giuseppe muore in croce, non torna più, né a Calinastona, l'ha sviluppato, né il padrone, e il figlio
del padre e seguito anche dalla madre. Lui non vuole la madre, poi si mette alla ricerca del padre finché ritrovano il corpo di Giuseppe. È bella la scena, perché prima lo vede il figlio e la madre è dietro. Appena vede la madre che il figlio si ferma in quel modo, si capisce che ormai il suo marito è morto. Padre mio, dice, e un altro grido si aggiunse al suo. Quello della madre nel frattempo era arrivato. Povero Giuseppe, povero marito mio. È Maria che finalmente è arrivata, esausta, aveva cominciato a piangere già da lontano, perché fin da quell'istante vedendo il figlio fermarsi si aveva già ciò che l'aspettava. Guardate che così non è scritto in Saramago, virgola, sospensione, cosa? Non c'è nessuno. Devo mettere io a decidere, capite? Quando parla uno, quando parla l'altro. C'è la maiuscola. C'è la maiuscola, ma senza nessuna regola, senza così. Scrive in una scrittura bella, affascinante, coinvolgente. Ma se te lo leggi per conto tuo. Se tu leggi per conto tuo è bello. Se tu devi spiegarla una altra, non puoi dire. Ora, la cosa peggiore qual è? Che Giuseppe è morto. Ora il capofamiglia è Gesù, di una famiglia numerosa, è il primo, e quindi si sente ora responsabile a 12 anni della famiglia e deve ereditare sulla linea del rosso mantello le scarpe, i sandali del padre. La cosa bella è questa, che ereditando i sandali eredita la personalità del padre, non solo il cuore, la personalità del padre. Ma la cosa peggiore è che insieme ai sandali ha in eredità i sogni, l'incubo del padre, i rimorsi del padre li ha ereditati. E questo povero ragazzo capisce che qualcosa è avvenuto quando è nato, comunque appena era nato, nei primi tempi in cui era nato, qualcosa di tragico, e cercherà dalla madre di sapere la verità. La madre prima naturalmente resisterà a questa insistenza, poi lo deve confessare qual è, e lui si mette in viaggio a cercare che cosa è avvenuto. Ma andiamo con ordine. I sogni si tramandano. Gesù aveva cominciato a essere preda degli incubi subito dopo la morte del padre. L'eredità che ha avuto dal padre sono i rimorsi, gli incubi. E Gesù finalmente disse, sogno alla madre, perché la madre lo vedeva, ma cosa sogno? Sogno di trovarmi in un paese. Qualcuno ci ha radunato tutti nella piazza, tutti i bambini, e siamo in attesa di un gruppo di soldati che devono ucciderci. Quindi lui si sente insieme a questo gruppo di bambini impauriti, sa che stanno venendo i soldati. Ma la cosa peggiore, angosciante, non sono i soldati che stanno per arrivare. Chi c'è tra i soldati? Amore di figlio. È come se fossi legato per i piedi e le mani. È crocifisso, è bambino, ma sta facendo l'esperienza del padre, che poi sarà la sua esperienza. Chiamo te! E te ne sei andato, la madre non c'è, perché la madre era ignara di quello che succedeva, ma Giuseppe glielo disse dopo che tornò. Chiamo mio padre, e lui viene, ma è vestito come i romani, con l'erba, con la spada, e viene a uccidermi. E poi mi sono svegliato questa notte e l'altra, quindi ora è abitato dal rimorso del padre. Si è trasmesso in lui il rimorso della colpa del padre. Gesù aveva ereditato il sogno di suo padre, non esattamente allo stesso modo, ma come se il padre e il figlio, ciascuno al proprio posto, lo stessero facendo contemporaneamente. E i destini dell'uno e dell'altro convergeranno verso la stessa fine. Nel silenzio del suo cuore angosciato, Maria levò un appello a Dio e senza parole, se le avesse avute, avrebbe potuto essere, passa a me, o Signore, questo sogno, che fino al giorno della mia morte io possa patirlo istante dopo istante, ma mio figlio no. È la disperazione di una madre che vede che il figlio è abitato da questo incubo
trasmesso dalla colpa del padre. Poi c'è questa tensione continua tra la madre e il figlio che vuole andare a sapere cosa veramente è successo, vuole lasciare la madre. Gesù le disse: quando mio padre ha cominciato a fare questo sogno, perché comincia a capire che c'è questa cosa legata alla sua nascita, quando sei nato tu, lo ha sognato tutte le notti. Ma allora che cos'è accaduto alla mia nascita perché mio padre sognasse di uccidermi? E qua è roba da psicanalisi, da chi dei credi, quello che volete. Quindi cosa è successo all'origine? Mio padre, quando poi la madre le confessa, gli confessa, ha ucciso i bambini di Betlemme, li ha ammazzati Giuseppe, figlio di Eli, il quale, sapendo che i bambini sono stati uccisi, non ha avvertito i loro genitori. Voi vi ricordate il film La finestra di fronte? Uno degli ultimi film, l'ultimo film che fece Massimo Girotti, col Belloccio di turno, di scemo, invece la Mezzogiorno, che è molto brava l'attrice Mezzogiorno. Nella storia trova uno uomo che appunto è Massimo Girotti, in fase di Alzheimer, cavalcante, in mezzo alla strada, distintissimo vestito, distintissimo vestito, non sa chi è, non è. Poi lo accolgono e poi gli hanno detto: questo uomo, anziano ormai, ha un rimorso perché lavorava in un fornaio, presso un fornaio, fascisti, sente che stanno per fare la retata nel ghetto di Roma nel 43, ottobre del 43, e scappa per avvisare chi si trova di fronte a un bivio, deve scegliere: o avvisa il suo amico, siamo capiti, oppure la comunità. E lui sceglierà la comunità, non sceglierà l'amico. E poi nell'Alzheimer andrà sempre a bussare in quella sala cinesca dove c'era, ci sarebbe stato l'amico che non ha salvato, né salvare la comunità, non so, né l'uno né l'altro, è storia. I rimorsi come ci abitano, come ci vivono. Gesù va alla ricerca della verità, cosa è successo allora, e va verso Gerusalemme. È l'episodio di Gesù con i dottori, e Gesù nel tempio di Gerusalemme. Ma naturalmente lui va per sapere che cosa è successo con la sua nascita. Credo che sia legittimo, ora rispondono i dottori, c'è il saggio che sa tutto e lui lo mette in croce perché gli vede la contraddizione. Il vero problema non è cosa ha fatto l'uomo, è Dio come ragiona, e qui è il problema. Credo che sia legittimo pensare che il delitto del padre, pur essendo stato punito, non si estingua con la punizione ed entra a far parte dell'eredità che spetta al figlio. È vero che la imputabilità nei confronti della colpa commessa al padre non passa al figlio, l'imputabilità, ma le conseguenze dell'azione del padre non si estinguono con la sua morte, le conseguenze passano al figlio. È esattamente la teoria cattolica del peccato originale. Il peccato originale ha fatto sì che la colpa è di Adamo ed Eva, ma le conseguenze sono ereditate dai figli. Infatti noi nasciamo con una natura decaduta, non siamo personalmente colpevoli della colpa, ma nasciamo con una natura inclinata al male, quello che i latini chiamano la concupiscenza, che ci porta non in modo inevitabile, altrimenti saremmo luterani, calvinisti, ma certamente già inclinati verso il male. Se abbiamo forza resistiamo, se no assecondiamo l'inclinazione che già c'è. Quindi la colpa rimane di la commessa, ma le conseguenze, l'eredità viene trasmessa ai figli. Così come gli uomini di oggi hanno ereditato la colpa di Adamo ed Eva, così dai nostri genitori abbiamo ereditato la colpa. Quando al Pericolo ci dicevano il battesimo toglie il peccato originale, mai la Chiesa Cattolica ha detto queste cose qua, i catechisti sì, ma mai, perché la Chiesa Cattolica ha sempre distinto tra la colpa e le conseguenze. Il peccato originale non toglie un peccato a noi
non commesso, ma toglie inizio a un processo di superamento delle conseguenze, quello che si chiama cristificazione, deificazione, la vita cristiana. La colpa è un lupo che mangia il figlio dopo aver divorato il padre, e dirà veramente Gesù: quel lupo di cui parli, maestro, ha già sbranato mio padre. Risponderà il rabbino: allora resta altro che divori te, e tu in vita tua sei stato mangiato o divorato, non solo mangiato o divorato, ma anche vomitato. Gesù si alzò e se ne andò. Questo povero rabbino, che era convinto di quella giustizia di Dio, che alla colpa corrispondeva alla pena nel rapporto delle persone, entra in crisi di fronte a questa testimonianza che ha messo in crisi appunto il suo equilibrio, e rimarrà ormai inibito, schiacciato da questo smascheramento della pretesa di giustizia di Dio di fronte alla rivelazione che questo ragazzo porta della ereditarietà della colpa. E Gesù, cercando sempre stabilità di spostarsi, incappa in un personaggio misterioso che si presenta come un pastore che lo prende al suo servizio. Questo pastore si era già presentato 12 anni prima come pellegrino a casa di sua madre e di suo padre, e aveva fatto una cosa stranissima: gli aveva consegnato, in cambio della ospitalità di cui l'aveva reso oggetto Maria, di una ciotola in cui appunto Maria gli aveva dato qualcosa da mangiare, poi gli mette della terra, una terra stranissima, luminosa, la terra che da qui spunterà una pianta che non si riuscirà più a sradicare. Questa ciotola la troveremo poi alla fine del racconto, ma per ora ci interessa questo. Va presso questo pastore. Sto pastore è stranissimo, molto duro. La cosa bella è che qui abbiamo una riscrittura della parabola del pastore delle 100 pecore. Perché? Sto pastore dice: dov'è sta pecora qua? Vai verso la pecora, vai a cercare sta pecora. Questo poveraccio fa tutta sta ricerca fino a trovare sta pecora, tutto contento di trovare sta pecora, però poi chiederanno che questa pecora che è stata trovata sia offerta a Dio e sia sacrificata. E lui non accetta questa logica e cercherà di difendere questa povera pecora dalla giustizia di Dio, che la vuole come offerta, come sacrificio, sia nel Tempio di Gerusalemme poi e sia ora nel deserto. Ma andiamo proprio. Gesù incontra Dio nel deserto. È lo stesso episodio di Mosè nel pastore nel deserto. Pecora, dove sei? Grida lui, e le colline gli passano parola: dove sei, dove sei, dove sei? Allora, come se all'improvviso le colline si fossero allontanate dalla sua strada, Gesù sboccò da quel labirinto di valli uno spazio circolare, pianeggiante e sabbioso, dove nel centro esatto vide la pecora. Guardate, questo spazio circolare ritornerà poi nella forma di un lago e corrisponderà ai 40 giorni di Gesù nel deserto. Le corse incontro, quanto le mettevano i suoi piedi feriti, ma una voce lo trattenne. Quindi questo uomo giovane che ha corso per trovare questa pecora ferita, e lui la vuole prendere, ma una voce lo trattenne. Aspetta, chi mi parla? Domandò Gesù, rabbrividendo, ma immaginando già la risposta. Deserto, voce dall'alto, ci siamo. La voce disse: io sono il Signore. E Gesù seppe, perché aveva dovuto spogliarsi, al limite del deserto, i sandali di Mosè prima di avventurarsi nella sanda. Mi hai fatto dire fin qui, che cosa vuoi da me? Per ora niente, sembra un messaggio mafioso. Per ora niente, ma un giorno da te vorrò tutto. Che significa tutto? Vorrò la vita. Avrai il potere e la gloria. E quando sarà? Non avere fretta. Vivi la tua vita come vuoi. Signore, dammi oggi quanto tieni in serbo per il mio domani. Chi ti ha detto che intendo darti qualcosa
Signore, posso riprendere la mia pecora? No, perché ora me la sacrificherai a suggello dell'alleanza che ho appena stipulato con te. Guardate Abramo nel deserto che deve squartare gli animali, e ora Dio vuole che gli ammazzi sta pecora. E lui è dispiaciuto. L'agnello era mio e tu me l'hai sottratto. Adesso la pecora paga il debito. La mannaia si alzò e si abbatté rapidamente. La pecora non emise alcun suono, si udì soltanto un ah. Era Dio che sospirava di soddisfazione. Un Dio sanguinario, un Dio crudele, un Dio che si nutre di sangue umano o animale. Poi Giuseppe, come si chiama la, Gesù, abbandonerà poi il pastore, farà diverse esperienze, incontrerà una donna molto più grande di lui che lo inizierà a piacere della vita, ma queste sono cose che non ci interessano in questo momento e forse neanche in altri momenti. Gesù prende la barca, il pastore, ha cominciato a fare pure dei miracoli, ma dei miracoli sono sempre un po' ambigui, nel senso che effettivamente sono fatti straordinari, però possono essere anche spiegati con fenomeni particolari, circostanze particolari, rimane sempre quell'alito dell'aura di dubbio. Si inoltra con la barca in mezzo al lago, e guardate qua è Saramago, perché appena si inoltra la nebbia è bianca, esattamente come in cecità, e questo è proprio come un lago che avvolge tutto, e sta barca incomincia ad avere la prua pesante, poi avrà la poppa pesante, e stupore, Gesù marinaio si trova con difficoltà. In un cerchio di luce più ampio la barca si ferma. Guardate il cerchio del deserto, è il centro del lago. Seduto sulla panca a poppa c'è Dio, maestoso, la tartaruga, queste cose qua. Non è però come la prima volta una nuvola, una colonna di fumo, perché oggi con questo tempo avrebbe potuto perdersi e confondersi con la nebbia. Se lui avesse usato appunto la forma della nube, della nuvola, del fumo, si confondeva della nebbia di questo lago. Come si presenta questo Dio a poppa della barca? È un uomo massiccio e vecchio, con una fluente barba sparsa sul petto, il capo scoperto, i capelli lunghi, il viso largo e forte, la bocca turgida, che parlerà però senza che le labbra sembrano muoversi. Gesù disse semplicemente: eccomi qua. Sono passati anni rispetto all'incontro nel deserto. Senza fretta, metodicamente, Dio si sistemò il mantello sulle ginocchia e disse: eccoci qua. Disse Gesù: sono venuto per sapere chi sono e che cosa dovrò fare per rispettare nei tuoi confronti la mia parte del contratto, perché in cambio è dato il potere, la gloria. Disse Dio: si tratta di due cose diverse, quindi dobbiamo procedere per gradi. Da quale vuoi cominciare? Dalla prima: chi sono io? E poi che cosa mi hai promesso? Cosa dovrò fare per ottenere ciò che mi hai promesso? Pensavo di saperlo, credevo di essere figlio di mio padre. È vero, ma a quale padre riferisci? Al mio, al falegname, Giuseppe, figlio di Elio, di Giacobbe, non so bene, quello che è morto crocifisso. Non pensavo che ce ne fosse un altro. Che cosa hai udito dalla bocca del pastore, il diavolo, quando lo teneva come garzone? Che sono tuo figlio. Sì, sei mio figlio. Ma un uomo come può essere figlio di Dio? Io sono un uomo e tale morirò. A posto tuo non ne sarei così sicuro. E che cosa vuoi dire? Questa è la seconda questione. Perché? A che scopo sono tuo figlio? Me ne serviva solo uno. Siccome non ne avevo nessuno in cielo,
chiamarlo sulla terra un figlio. Io ho scelto te. Mi serviva qualcuno che mi aiutasse qui sulla terra. Perché da Dio quale tu sei non dovresti avere bisogno di aiuto. Che serve? No. Questa è la seconda questione. Nel silenzio che seguì si cominciò a sentire dall'interno della nebbia il rumore di qualcuno che stesse avvicinandosi al nuoto. Ed è bella la descrizione. Sembra uno che nuotava un po' affaticato, un po' pesante, uno che non era abituato a nuotare, che aveva poco a che fare con l'acqua, diciamo, va, dici il fuoco magari, ma con l'acqua. Finalmente arrivò questo qua, si appoggia al bordo della barca, la barca comincia a ondeggiare, perché è una persona massiccia, pesante, che emerge dall'acqua, si sistema anche lui. Eccomi qua, mentre si piazzava sul bordo della barca, esattamente a mezza via fra Gesù e Dio. Dio, rivolgendosi a Gesù, gli dice: questo è il diavolo. Gesù guardò l'uno, poi guardò l'altro e vide che erano come gemelli. Come gemelli. È bellissimo questo qua, altro che teologia manichea. Il bene e il male sono uguali, anche se c'è una differenza. Il male si mantiene un po' meglio, ha fatto un po' di lifting, è un po' più giovanile, ma sono uguali. E questa uguaglianza fra i due spiega la necessità che ci sia l'uno e l'altro, e perché Dio permetta che il diavolo ci sia e non permetterà mai che il diavolo non sia il diavolo, perché sono l'uno necessario all'altro. Ora andiamo con noi. Che cosa volete da me? Il nuovo coraggio fra questi due uguali e radicalmente diversi. Parliamo adesso della seconda questione, per la quale ho bisogno di te, per la quale tu devi fare per me quello che ti chiederò. Allora, prima di andare avanti, lo leggete. Allora, siccome il principio qual è? Questo qua. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quello che c'è nell'uomo c'è perché c'è in Dio. Questo non vale solo per le cose belle che c'è nell'uomo, ma anche per le cose meno belle, soprattutto l'inquietudine, l'insoddisfazione. Perché il cuore dell'uomo è sempre insoddisfatto? Perché è sempre inquieto? Perché è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. È il cuore di Dio che è sempre insoddisfatto, è sempre inquieto. L'insoddisfazione è stata posta nel cuore degli uomini da me. Sono andato a prenderla nel mio cuore e il tempo l'ha resa più intensa, più pressante, più inappagabile. L'uomo è inquieto, l'uomo ammazza, desidera, profana, tutto quello che volete, perché nel mio cuore c'è tutto questo e io l'ho deposto nel cuore dell'uomo. È da 4.000 anni che sono il Dio degli ebrei, rivelazione ad Abramo. Però siccome il mio cuore è inquieto ogni giorno, tutti i giorni mi ripete: ma che Dio sei? Sei il Dio di un popolo piccolissimo che vive una parte minuscola del mondo che tu hai creato con tutto quello che c'è sopra. Come fai a rassegnarti, a accontentarti di questo misero popolo piccolo, sperduto? È la tua insoddisfazione, nasce proprio dal fatto che questo popolo piccolo, questa terra piccola, non riesce a soddisfare la tua ambizione, il tuo desiderio di conquistare tutto il mondo. Hai bisogno di allargare il tuo potere e quindi di essere oggetto di adorazione, di culto da tutta l'umanità, o comunque da una grande parte dell'umanità, non certamente questo piccolo, minuscolo popolo. Tu però, tu Gesù, mi può aiutare ad allargare la mia influenza, a essere il Dio di molta più gente. Dal Dio degli ebrei, grazie a te, diventerò Dio di coloro che chiameremo cattolici alla greca, cioè di tutto l'ecumene, di tutto il mondo, della totalità. Il tuo ruolo, sarà quello di morire come martire, come vittima. Quanto c'è di meglio per diffondere la dottrina e infervorare una fede?
andare dietro a un martire, a una vittima, percepire la violenza che si è abbattuta su quello lì, allora c'è la solidarietà nostra nei confronti di questa vittima. E loro Gesù dice, ma mi hai detto che mi avresti dato potere e gloria, balbettò Gesù, ancora tremante di freddo, e provando un po' di paura, era comprensibile. E te li darò, ma ricorda del nostro accordo, li avrai, ma dopo la tua morte. E sto morendo, ma come dopo la morte? E che me ne faccio dopo la mia morte? E a che cosa mi serviranno potere e gloria se sarò morto? Morto? Non è che sarai proprio morto, perlomeno non nel senso stretto della parola, già che essendo tu figlio mio, sarai con me o in me. Importanza, ancora non ben deciso come sarai, ma non ti preoccupare, muori, importante che tu vivrai, certo, di queste cose nel periodo di Pasqua siamo potuti guarire, cioè. Secondo la tua concezione, che cosa significa non essere morto? E tu mi dici che mi dai potere, gloria, però mi fai morire, vittima, martire, però poi dici che vivrai, che vivrò, lascia stare. Significa vedere per l'eternità come chi venereranno nei templi, sugli altari, al punto che, posso già anticipartelo, in futuro la gente addirittura si dimenticherà parzialmente del Dio originario, che sono io, ma questo ha importanza, il mondo si può spartire, il popolo non va diviso, non mi interessa se lo daranno te, perché in ogni caso sarai sempre mio figlio. Se metteranno a me al secondo posto perché pensano a te, ma la gloria è così abbondante che basta per il padre e per il figlio, che mi importa, sono così generoso, l'importante è che sappiano sempre che tu sei il mio figlio, e quindi il padre viene sempre ricordato e celebrato. E la mia morte come sarà? A un martire si addice una morte dolorosa e se possibile infamante, perché l'atteggiamento dei credenti sia più facilmente disponibile, appassionato, emotivo, sarà dolorosa, infame, sulla croce. Gli sta preparando un prodotto di mercato facile per l'accoglienza delle masse, perché tutti ci commuoviamo di fronte all'innocente calpestato, condannato ingiustamente, come mio padre. Ah, l'hai capito? Tuo padre sono io, non dimenticare, non pensare a quello lì. Se mi è ancora possibile scegliere un padre, però scelgo lui, anche se è stato come è stato, infame un momento della vita. Ha preferito salvare me e far morire di voi disgraziati. Oh, Giovanni, sei stato scelto, non puoi scegliere. Quindi io sono tuo padre, basta, lascia stare a quello lì, non dimenticato, perché io ti ho scelto e tu non puoi fare niente. Ogni uomo è un peccatore. L'unica parola che nessun uomo può respingere è penti. Ordinargli di pentirsi non credo che sia sufficiente, dovrai ricorrere alla fantasia. Allora io vado dagli uomini, dico pentiti e basta così, no, che c'è, vedo con la gente. No, tu invece dovrai arricchire il tuo annuncio di pentirsi agli uomini, perché mi seguono, attraverso opere di fantasia. E quale opere devo inventare? Devi raccontare delle storie, delle parabole, degli esempi morali, anche se dovrai forzare un po' la legge, mi sono detto, ma io vi dico, non badarci, è un ardimento che gli uomini timorati apprezzano sempre negli altri, il coraggio, la trasgressione. Vi ricordate il libro di Lewis, Lettera Berlicche? È un piccolo libretto, ma bellissimo, e sono Malacorda scrive a Berlicche, è un diavolo alle prime armi, e scrive a Berlicche, maestro tuo, istruttore, senti, quel giovane che tu mi hai detto di corrompere, io ci sto tentando, non ci riesco, ce l'ho portato in discoteca, diciamo così, e niente, l'ho portato nei pub, niente, l'ho portato qua, l'ho portato là, e Berlicche che è esperto, dice, ma l'hai portato in chiesa, come in chiesa? E lì lo devi portare, se vuoi perderlo portalo in chiesa. Perché appena entrerà in chiesa, lui così dente, così elegante, così profumato, così colto, e si troverà in chiesa, in un banco, accanto a quella donna che vende il formaggio, che ancora puzza di formaggio, accanto a quell'altro che puzza di aloe, lì si scandalizzerà e lo perderà, cioè si perderà e lo avrai. Non portarlo mai nei luoghi di perdizione, lì resiste,
Il luogo invece di perfezione lì si corromperà. Quindi consigli buoni. Devi raccontare storie, devi insegnare la lezione. L'importante è che la gente, in nome di tutto ciò che affermi di essere, dimmi come sarà il futuro dopo la mia morte. Vabbè, io prego, io avrò un successo, ma cosa succederà? Che cosa ci sarà che non sarebbe esistito se io non avessi accettato di sacrificarmi alla tua insoddisfazione, a quel tuo desiderio di regnare su altre genti e altri paesi? Che cosa avverrà? Che cosa avverrà? Nascerà la Chiesa Cattolica. Pagine intere, lunghissime, lunghissime, dove c'è tutta la storia dei martiri, di ognuno come è morto, come l'hanno ammazzato, tagliato, fatto a pezzi, imbalsamato, bruciato, sempre, poi vai oggi religioso con questi cappuccini. Tutto quello, l'inquisizione, le crociate, tutto quello che poteva avvenire di negativo, lui lo mette in queste pagine densissime. Sintesi. Ci sarà una chiesa che fonderai o che nel promo sarà edificata, qui spiego, non è importanza. Il che, se ci atteniamo all'essenziale, è più o meno la stessa cosa. O l'hai fondata tu, o si è autofondata, si danno a te, non conta niente. Questa chiesa sarà cattolica, ma non eviterà discordie e dissensi. Gli uomini che mi seguiranno saranno però più felici entrando nella chiesa cattolica? No, ma perdiamo sempre. Più felici non direi, ma avranno la speranza e la felicità lassù nel cielo, dove io vivo eternamente, e quindi la speranza di vivere per sempre con me, nient'altro, la speranza. Ma vivranno delle infelicità qui su questa terra. Ti pare poco vivere con Dio? Molto, tutto lo sarà soltanto dopo il giudizio universale. Per il momento vivi da solo nel tuo cielo. Ma io e gli angeli, ogni arcangelo, non è pensare che sia così solo. Però rimangono gli uomini, e mancano. Ed è proprio perché essi vengono a me che tu sarai crocifisso. Voglio sapere come arriveranno gli uomini a credere in me e a seguirmi. Quali saranno i meccanismi per i quali mi seguiranno? Si edificherà l'assemblea di cui ti ho parlato. Ma le sue fosse, per essere ben salde, dovranno essere scavate nella carne, e le sue fondamenta, composte da un cemento di rinunzie, lacrime, dolori, torture, di tutte le morti oggi immaginabili e di altre che sono nel futuro, si conosceranno. Quell'elenco cinturato, vi dicevo, dove ogni affermazione trova la sua prova. Mi hai risparmiato la vita per farmi morire, quando ti pareva che faceva comodo. Ma è come se tu mi uccidessi due volte. Ah, figlio mio, i fini giustificano i mezzi. Lascia stare, io decido che cosa serve a me. E questi cristiani che faranno? Andranno in guerra urlando Dio lo vuole. E devono essere morti dicendo Dio l'ha voluto. Sempre stato un bel modo di finire. Di nuovo un sacrificio di cui non valeva la pena. Figlio mio, l'anima per salvarsi ha bisogno del sacrificio del corpo, e quindi lo faranno volentieri. Si uccideranno in questo modo, o si uccideranno nello scontro, o uccidendo il proprio corpo per salvare la propria anima. E tu, diavolo, che cosa ci racconti di questi futuri e portentosi avvenimenti? Povero diavolo, dico che nessuno che possieda appieno il proprio senno potrà affermare che il diavolo sia stato, sia o sarà colpevole di un tale massacro e di simili cimiteri. Sono sulla stessa barca. Ora il diavolo, ascoltando i disegni diabolici di Dio, incomincia ad avere paura, incomincia a dissociarsi e cercherà, come estrema razio, di dissociarsi da Dio e di tentare di evitare che ciò avvenga, offrendo se stesso come causa capace di impedire questo, convertendosi, lo propone a Dio. Ma allora, domandò il diavolo, chi creerà quel Dio nemico? Gesù non sapeva rispondere. Dio, che taceva, continuò nel suo silenzio. Quindi suo ruolo Gesù non sa che cosa fa. Ma dalla nebbia calò una voce che disse: forse questo Dio e quello che dovrà venire non sono che
domandò curioso un'altra voce. Di che sono? Fu quanto si capì, ma poteva anche essere stato della persona, cioè della persona. Siamo in Portogallo. Siamo in Portogallo. E in Portogallo, uno dei poeti più importanti è Fernando Pessoa, che scrivendo a Monteiro nel dicembre, nel gennaio del 35, dirà così: ricordo quello che mi sembra sia stato il mio primo ed erore, o meglio il primo conoscente esistente. Sto ragazzino, poi fino all'adulto, scriveva a personaggi che non esistevano e li faceva vivere. Qualcuno aveva un Unamuno poco fa, ricordate il libro Unamuno, Nebbia. Nel libro Nebbia il protagonista, che si lui di essere il protagonista, è stato inventato dal suo autore, e quando si accorge di non essere un personaggio vero, Unamuno, siamo sempre stessa aria, e andrà dall'autore, l'unico amico che aveva, per cercare conforto, perché ha capito che non esisteva, e ha detto: no, non ti preoccupare, non esisti veramente, perché io ti ho creato. L'angoscia sull'angoscia, siamo sulla stessa linea. Nell'autobiografia, il poeta è una finzione, è un fungitore. Finge così completamente che arriva a fingere che il dolore che davvero sente, proprio il massimo della mistificazione. E quanti leggono ciò che scrive nel dolore letto, sentono proprio non i due che gli ha provato, ma solo quello che essi non hanno. E così sui binari in tondo gira, illudendo la ragione, questo trenino a molla che si chiama cuore. Quindi quando Saramago fa riferimento a Pessoa, indica sia persona che l'autore. Il fatto è che questo Dio non esiste, questa voce rivela che Dio e il diavolo entrambi non esistono. All'inizio Gesù, Dio e il diavolo finsero di non aver sentito, ma subito dopo ci si guardarono spaventati. La paura comune è così, unifica facilmente le differenze. Capiscono che l'uno e gli altri non esistono, sono in balia di eventi che li rendono sospesi in questa nebbia e sulle acque. Trascorso un po' di tempo, la nebbia non disse altro e Gesù domandò, adesso con il tono di chi si aspetti solo una risposta affermativa, nient'altro. Dio ebbe un attimo di esitazione e poi con tono stanco disse: c'è ancora veramente l'Inquisizione, ma se non ti dispiace potremmo parlarne un'altra volta. Moriranno a centinaia di migliaia di uomini e donne, la terra si empirà di urla di dolore, di grida e rando di agonia, il fumo degli arsivili offuscherà il sole, il loro grasso scricolerà sulle braccia, il puzzo sarà un tormento. E tutto avverrà per colpa mia, che però è un modo per far tacere la propria inquietudine. Non per colpa, ma per causa tua. Padre, allontana da me questo calice. Invece, che proprio che tu lo bevi la condizione per il mio potere e la tua gloria. Non desidero questa gloria, ma io voglio questo potere, e quindi tu devi per forza fare quello che io ti chiedo. Allora, cosa assurda, inaspettata, il diavolo disse: bisogna proprio essere Dio per amare tanto il sangue. Lo stesso diavolo inorridisce di fronte a questa brama di sangue da parte di Dio. Fu Pastore, cioè il diavolo, che parlò. Ho una proposta da farti, disse rivolgendosi a Dio, e non gli dico, il diavolo, di fronte a quello che sarà il futuro della Chiesa. Diavolo, c'è scritto pastore, ma sappiamo che è il diavolo. Ho ascoltato con molta attenzione tutto quanto si è detto in questa barca e non ho realizzato che le luci erano quelle dei roghi e le ombre quelle di tanta gente morta. Non ho visto altro, un futuro veramente cupo, tragico. La mia proposta è questa:
se mi concederai adesso il tuo perdono, allora il male finirà qui, oggi. Non sarà bisogno che tuo figlio muoia. Il tuo regno non sarà solo questa terra di Ebrei, ma l'universo. Io vi ritiro, non c'è bisogno, il male scomparirà, io sono la causa del male, secondo gli altri, con il mondo, non hai bisogno di altri. Io vi ritiro e tu avrai campo libero, il mondo sarà tuo, senza bisogno di sacrifici. Dovunque verrai il bene, io canterò le tue lodi, io il diavolo. Tutto si concluderà come se non ci fossi stato. Tutto comincerà a essere come se fosse sempre stato così. Mi ritiro in buon ordine, mi converto a te e basta. Con la mia conversione finisce la morte di tanti innocenti. Ma Dio, no, non ti accetto, non ti perdono. Ti voglio come sei e se possibile anche peggiore di adesso. Ma perché? Perché vuoi tu loro diavolo disgraziato? Ma perché mi vuoi così cattivo? Che ti ho fatto? Perché il bene che io sono non esisterebbe senza il male che sei tu, i tuoi gemelli sulla barca. Un bene che dovesse esistere senza di te sarebbe talmente inconcepibile che neppure io riesco a immaginarlo. Insomma, se tu finisci, finisco anch'io. Ho bisogno del male per sentirmi il bene, e più cattivo sei tu, più buono mi sentirò io, perché io sia il bene è necessario che tu non essere il male. Se il diavolo non sussiste come diavolo, di conseguenza Dio non esiste come Dio. La morte di uno sarebbe la morte dell'altro, e questo non posso permetterlo, e quindi devi vivere per sempre. Pastore fece spallucce e guardò Gesù. Che non si dica che un giorno il diavolo non ha tentato Dio. Il diavolo ha tentato Dio, ha tentato che Dio fosse un Dio meno crudele, accettando il sacrificio del male di cui lui era l'incarnazione. Io sono pronto a rinnegare la mia natura affinché tu evidi all'umanità ciò che pensi di fare servendoli di Gesù di Nazareth. Normalmente Dio non accetta questo scambio, e Gesù viene avviato verso la sua morte. La morte avviene esattamente nella stessa circostanza, la stessa tecnica di quella di Giuseppe. La cosa simpatica è che la croce insiste, chissà per quale motivo insiste che la croce deve essere bassa, e spiega anche motivi tecnici, pratici, perché un legno più basso era più facilmente trasportabile, e perché avendo un legno più basso i chiodi si potevano mettere più facilmente a terra, le ginocchia si alzavano, no? Piccole descrizioni di cultura pratica. Gesù in croce, Gesù muore, e quando la vita comincia ad abbandonarlo, all'improvviso il cielo sopra il suo capo si spalanca e appare Dio, vestito come sulla barca, e la sua voce risuona per tutta la terra. E gli trova la scusa che aveva un difetto, che era per portarselo via, poi invece glielo costringeranno a salire. Ma per dire, cioè, questa bontà naturale, e invece questo male che lo perseguita. Che la sua vita è destinata a questa morte fin dal principio. E ripensando, quindi Dio ha permesso che Giuseppe lo salvasse, facendolo vivere nel rimorso, affinché morisse per l'altro padre, per Dio. E ripensando al fiume di sangue e di sofferenza che sarebbe nato spargendosi per tutta la terra, esclamò rivolta al cielo, dove Dio sorrideva: uomini, perdonatelo, perché non sa quello che ha fatto. Ha dato la scura al sangue, alla violenza, alla morte. Ussere un mattino abbiamo concluso, e ci ritroveremo il 21 maggio con Eric e Luca per ultime notizie circa Yeshua Gesù. Mi dispiace che ho concluso in questo modo, credo che va per settimana santa, però è una lettura stimolante, bellissima. Difficilmente troviamo degli autori
ecclesiastici così, che riescono a provocarci in questo modo qua. E questo qua ci fa riflettere. Noi abbiamo scritture sdolcinate, ripetitive, scontate, incapaci di provocarci. Questi autori, atei per carità, lo dicono fin dall'inizio, hanno però una capacità di sondare le nostre fonti e entrare nei crepacci tra parola, scena, particolare, e stimolare qualcosa che ci provoca, che ci abita, almeno come inquietudine, e questo non è buono. Bene, con questi pensieri, ciao a tutti, la buona Pasqua.